Dopo il matrimonio simbolico tra Barbara e Carla, tenutisi in municipio sabato scorso, abbiamo intervistato Bruno Moroni, presidente dell'Arcigay Frida Byron di Ravenna, per conoscere la posizione del movimento in difesa dei diritti delle persone LGBTI. Cosa ne pensa della scelta delle due, della coppia di rendere pubblico l'evento come il finto matrimonio? Sì, finto matrimonio non mi piace molto, per me era una cerimonia, l'hanno chiamato il fatto. Per me è fondamentale, per svariate ragioni, prima di tutto sul piano simbolico. Il fatto di non avere il diritto di sposarsi già di per sé è una lacuna grandissima, ma non poter nemmeno rendere pubblica la manifestazione del proprio affetto è assolutamente inaccettabile. E nel fare questa cosa, questo fatto pubblico, Barbara e Carla hanno non solo condiviso il loro amore, ma condiviso anche le loro frustrazioni per non avere un diritto che è di tutti gli altri. E quindi siamo stati contentissimi di partecipare e faremo in modo che siano altre cerimonie di questo genere in futuro. Volevamo chiederle anche se ci sono mai state altre richieste da parte dei cittadini di celebrare altri matrimoni comuni. Beh, insomma, la richiesta c'è da anni, loro stesse sono anni che aspettavano di fare questa cosa. Il fatto che non ci fosse un protocollo, una cerimonia, un qualcosa di definito impediva che questo potesse avvenire. Oggi abbiamo visto che possiamo fare qualcosa di vicino al matrimonio, senza avere chiaramente nessun diritto legale, ma nonostante tutto andando a coprire il piano simbolico, quello che è stato proprio detto durante la cerimonia, cioè gli affetti, le relazioni, le persone, gli amici comunque si sentivano ad un matrimonio tale e quale, anzi più di un matrimonio, ci sono stati lacrime, applausi scroscianti, è stato bellissimo. Volevo chiedere qual era la posizione dell'Arcigay rispetto a tutte le polemiche sollevate da questa celebrazione. Allora, per l'occasione abbiamo coniato un nuovo nome, che è negativismo. Il negativismo è chi si attiva perché gli altri non abbiano i diritti. E quindi abbiamo visto che anche a Ravenna ci sono i negativisti che non hanno fatto meno di commentare e insultare su Facebook in vario modo. Il fatto è che sono una piccolissima minoranza. Oggi è arrivata anche questa interpellanza comunale a nome di Ancarani, Bucci e Baldini, nel quale usano toni, dice, il tema di un eventuale riconoscimento dei diritti per le coppie omosessuali è troppo complesso e grave di conseguenze sociopolitiche per essere ridotto ad una macchietta con tanto di spettacolo. Ecco, macchietta con tanto di spettacolo non era proprio quello che noi abbiamo vissuto l'altro giorno e siamo disgustati dal fatto che ci sia qualcuno a Ravenna che ci permette di far questo, tanto che abbiamo deciso di lanciare un boicottaggio contro Maurizio Bucci, perché è il titolare del Cinema Mariani, dell'Hotel Mosaico e delle Terme di Punta Marina. Invitiamo tutta la cittadinanza che sta dalla parte di diritti per tutti di non frequentare più questi locali, di evitarli proprio, fino a quando non chiedono scusa o non abbiamo effettivamente questo diritto. Noi capiamo, comprendiamo il problema delle persone che non riescono a tollerare l'idea che due persone dello stesso sesso si uniscono, perché l'idea stessa dell'eteronormatività, cioè dell'essere eteronormali, è proprio quella di rifiutare l'omosessualità, cioè uno si sente eteronormale se sta rifiutando l'omosessualità, questa è proprio è la teoria che c'è dietro, quindi l'omofobia stessa è proprio la paura dell'omosessualità per potermi sentire normale, questa è una cosa che non sta né in cielo né in terra, non ha nessun senso, noi esistiamo, gli affetti nostri non sono diversi da quelli degli altri, abbiamo diritto di avere uno spazio anche noi. Pensa che la cerimonia di sabato possa dare via ad altre celebrazioni? Sicuramente, abbiamo già contattato i nostri associati per chiedere chi volesse essere il prossimo a partecipare a questa cerimonia e spero il prima possibile di organizzare un'altra, speriamo di organizzare un'altra il prima possibile, sì. Crede che il fatto che la cerimonia sia stata celebrata in comune abbia reso simbolico questa cerimonia? È stato fondamentale perché il comune ha accolto questa coppia la sua struttura, il sindaco e l'assessore Morigi e Piaia hanno dato tutto il loro supporto nell'organizzare, nel fare questa cosa, la cittadinanza era completamente
presente e coinvolta in questa cosa, è fondamentale che ci sia uno spazio pubblico in cui le persone gay, lesbiche possano celebrare la loro unione in maniera pubblica, anche se non è se non dà gli stessi diritti. L'importante è che ci sia lo spazio simbolico. Giovanni, Camilla, Glenda, Giulia, Elena, Filippo di Lavori in Comune per Ravenna Web.